Ho fatto schifo sti giorni. Anch'io, da oggi, raga, sono in salata, sgombro e ceci. Minchia, sgombra, che qua sgombra, è tutto occupato. Una volta l'idea principale era, raga, facciamo le rapine, cioè andiamo a rubare nelle cantine e facciamo finta di fare gli sgombri, quello che trovo è mio. Bravo. Come ho fatto con tanta roba che poi mi sono rivenduto, come tu pensi. Tanta roba? Ti ricordi il coltello, quello della trincea della prima guerra mondiale? Anche da siciliano. Ah, questo è della prima guerra mondiale, cioè fa... Oh, ma poi l'altra domanda mi ha messo in crisi, faccio... Senti, ho trovato in una cantina, dammi 60 euro. Comunque, da 120. Oggi è lunedì e siamo pronti per fare questa nuova. Io non sono affatto reaction. Pronto. A premium. Perché non si può dire a pagamento, perché sarà nero, ci viene a restare. No, fate il malandrino. Aia. Io sparo malandrino. Agli sbirri da un SUV rubato con i vetri neri, però. Fumando kush su un malandrino rubato. Un malandrino. Sì, io calabrese, sdraiato. Oh, Sarracina! È malandrina! Sigla! Benissimo. Va bene, chi è che dobbiamo analizzare? Analizziamo il nostro amico Rebus. Canzone che si chiama Alone. Alone fit Ozymandias. Road Ozymandias. Alone. No, questa è una canzone che dice: minchia, io voglio fare i video, ci metto anche delle cose, ma il videomaker è un minchia per non pulisce la telecamera, e quindi ci sono gli aloni. E da qui il titolo omonimo è Alone. Quindi io ti prego, signor videomaker, se c'è l'alone, abbiamo questi cosi che carta e spruzzino, puoi togliere gli aloni anche dagli occhiali e dalla telecamera. No, seriamente. Aloni. Ti sei portato. A parte questo porco. Gag dell'alone. Gag! Spray mousse e candeggina. Se me lo sputi in faccia, questo sono morto. Spray mousse. Mousse. O zampe o mousse. Zampe o mousse. Che? O porco. O mousse e porco. Zampe o mousse. Rebus, alone, Ozymander. Andiamo. Questa è la gag della mano. È bellissima, bellissima. Non era scontata. No, assolutamente. Noi stiamo proprio salendo questa. Salento, gag. Stiamo salendo. Pam! Stiamo salendo. Ho detto pure a fare il rasta. Ecco, vedi che ha rotto le cose. Allora c'è l'alone, era rotto pure per pulirlo. Capellone, credo. Questo è coso, è... Beh, un fratemo. Lui è tutubo. La mia sedona. La voce conscio non mi piace. Capivo dietro da tempo perciò mi detesto. Reggo ti astento fra piangendo e pensando. Retorica. Sì. Le grandi verità di Rebus. Ma dai. Fratemo, Voce di Cristo, l'uccesso bidone. Ma questo è il tipo allora, è Ozzy Codone, lì. Credo. E capisci perché? No, è quell'indie rap figo suonato. Bravo. Lo so, fra che tu pensi che ho tolto del male. Non me ne importo. Per questo provo sto senso di colpa adesso. Queste non quello che sento e non credendo. Combatto da troppo si contro sta cima. Master è molto basso del pezzo. Tutti mi chiedono come vuoi a far casino in giro quando si. La roba delle schede, dell'immagine del televisore è una merda, ragazzi. Ma il problema è che erano 60 fps e vedi. Si vede che sono incollate. Beh, l'idea. Chi mi ferma sana, ma io mi sento da scrivo. Bello che le butta lì così, è figo. Sentirmi da solo. Batteria è campionata, non c'è, sì. Perché il batterista quel giorno doveva andare a Campo dei Fiori al mercato, al mercato e bancarellare. Non è che vivi di batteria. Allora, il però, pezzo... senti il treno che è indie. Allora, mixato e masterato a 3D, la prossima volta fai il master più alto, per favore, perché 3D. Era basso il volume. La regia, vabbè. Signor regista, se lei quel problema dell'alone, io le ricordo che c'è l'antialone e il rotolone. Questo è un inserimento a fini commerciali della Dexal. Ma non è vero! Dexal! Sigla! A livello tecnico i ragazzi sono veramente bravi. Figo. Purtroppo quel timbro un po' piagnone non è quello che preferisco. Però il timbro del fratimo qua. No, aspetta, se ci arrivo. Non è rap convenzionale e questo mi piace. E non conforme, ci piace un botto. Non conforme, ci piace un sacco. Sono fai bene. Bello, Ozymandias sarà il tipo che cazzo di nome del merda, chiamati Ozzy. Ozzy senza mangiare le teste ai pipistrelli, che già sei abbastanza idratato. Ma io questo nome l'ho già sentito da qualche parte, hai già fatto qualche produzione di qualche reaction che abbiamo fatto? No. Secondo me sì. No, Ozymandias. Il pischello che canta, che fa ritornello, è veramente bravo, mi piace come ha buttato le parole, mi piace questo mashup che si sta facendo ora sull'indie rap, che
non è male. I ragazzi si vede che si sono autoprodotti, che stanno facendo le cose da soli. Il video aveva delle falle. Personalmente avrei scelto una cosa molto più indie. Quei treni in bianco e nero, ho capito. Che nascondi i problemini. No, perché quella roba del video dentro all'interno degli schermi a FPS più alti e sì, a più alta qualità. Sì, poi c'è la scena della doccia ricchiona che però non è inquadrato il fisico. Lì dovevi fare una cosa nudo senza inquadrare la minchia, però magari il culo. Fai le cose fatte bene, se no non la prendi la ragazzina. Però hai dato sui denti. È più importante, no? È più importante il fatto di aver fatto vedere la mezza faccia. Ma era un close up, ho fatto buttato un po' lì così. Non era un Sergio Leone. Che grazie a cazzo che arriva sui denti fa male. Male. No, comunque il ragazzo si chiama Rebus, la canzone è Alone, featuring Ozymandias. Andate a vederlo, qua sotto c'è il link. E ditegli cosa ne pensate. A noi non è dispiaciuto se per no, niente. Se no, signori registi Valerio e Valerio, nel caso voi non avreste per pulire un Dexal, va bene anche un po' di acqua e alcol con il foglio del giornale, magari il giornale proprio di Ferrara, che per pulire va bene quello. Satira! Grazie a te.